Ecco a cercare Peluso che perde palla, attenzione a Sarni, il sinistro! Bene, Sorgente, il dribbling tutto è fatto, Sorgente! Va Carbone! Pitaro, prova Pezzuoli in avanti, a Pezzuoli prova a girarsi, a destro! Peretti con Mancino! Il super gol di Peretti! È iniziata la gara in Serie D, vede affrontarsi quest'oggi la squadra dei Fravacatori contro l'Atletico, ma non troppo. Partita la carta molto equilibrata, si preannuncia spettacolare, piena di occasioni, grandi qualità tecniche da una parte e dall'altra, soprattutto individualità che potrebbero creare davvero tantissime occasioni. Stiamo a vedere. Occhio Manfellotto, si allarga sulla destra, Manfellotto la traversa e poi Panachia incrocia non trovando lo specchio. Anta. Occhio a Feniello destro, bravo. Deviazione decisiva, bravo. Camarota rientra, Camarota la percussione, Mancino, gol di Camarota, l'1-0 dell'Atletico, ma non troppo, splendida percussione personale e il gol che sblocca la partita dell'Atletico, ma non troppo. C'è ancora Camarota, può provare la doppietta, Camarota affronta Di Domenico, palla buona per Sirignano, il 2-0 dell'Atletico, ma non troppo, pronti via micidiale. I ragazzi in maglia gialla legittimano il vantaggio portandosi due lunghezze al di sopra dei avversari. Palla al centro Di Domenico, se lo divora a due passi. Occhio a destro, ma non è. Bravo, bravo. E gol invece del 3-0 per l'Atletico, ma non troppo, segna a Carino. Palo, segna Pepsi. Occhio a destra di Cammarota, questa volta davvero una bella parata di Caro Tenuto. Ancora un secondo palo, Cammarota, e poi gol 4-0, molta confusione però tra le fila dei Fravacatori che adesso davvero vedono la partita mettersi nel peggiore dei modi. Dici, cosa ne pensi? Occhio, Panachia! Bellissimo gol, veramente un gran gol. Pierpaolo Panachia, il 4-1 si è girato dei Fravacatori. Ha trovato impreparato il portiere sul suo palo. Chia pedace, cerca Panachia, il Mancino! La doppietta di Pierpaolo Panachia, Pop Strunz. Il 4-2 dei Fravacatori. A Carino, stop a servire Cammarota, un bolide. Un'occasione per Atletico, ma non troppo. Occhio a Carino, si libera per il destro. Un punteggio di 4-2 per l'Atletico, ma non troppo. Squadre che vanno a prendersi un tè caldo. Iniziato il secondo tempo, ricordiamo in vantaggio i ragazzi di Paco Canta per 4-2.
contro i Travagatori, che però si stanno facendo valere e hanno accorciato le distanze quantomeno di due gol con Panachia, e sono propositivi in fase offensiva, cercano disperatamente di accorciare le distanze. Occhio a Badier che ruba palla, Badier in supporto Panachia, la palla però viene deviata da Canta che la salva, ma stava per trovare autogol e comunque scivolata colpisce l'avversario. Sarà calcio di punizione dal limite, quindi calcio di punizione col destro di Panachia che trova soltanto la barriera in opposizione. Occhio a Carino, il gol del 5-2 dell'Atletico, ma non troppo, che spezza le speranze dei Travagatori. Uovo di tre gol sotto. Occhio Sirignano, ruba palla a Bladier, 2 contro 2, c'è Panachia, Panachia, Bladier, il pallo, non ci arriva Bladier, soltanto questo tiro cross insidiosissimo, c'è un contro Vidale e Tevez. Occhio Panachia, Panachia, vede dentro, Bladier, il 5-3 dei Travagatori con Gabriele Bladier, avversari, rimessa laterale per i Travagatori in zona d'attacco. Panachia scucciai a cercare Bladier, Bladier non trova questa volta il gol davvero per pochissimo. Lascia in serie di San Bergartena 19, prima 19 e io la mia squadra 19. La buccia, mamma mia che gol espresso davvero. Qui commette la frittatona. Occhio a Carino, il gol del 6-4 di Bruno Accarino, il poker decide la gara. Scusa, tu in base al video non mi sai dire quanto manca. Ci ho partito dopo. Accarino tutto solo, Accarino, uscita di Caro Tenuto. Occhio Cammarota, può provare destro il palo di Cammarota. Occhio, c'è ancora Sirignano che tenta una conclusione fuori misura. Canta! Lo sapevo! Del capitano, vabbè, l'ultimo secondo. 6-5 per l'Atletico, ma non troppo. È il tanque! Sul punteggio 6-5, vincono l'Atletico, ma non troppo. Vittoria però col brivido finale. Grande merito a loro. Anche il migliore in campo, ti prego. Andiamo da Cammarota. Eccoci con Cammarota, il migliore in campo. Questa gara vinta dall'Atletico, ma non troppo, per 6-5. Innanzitutto ti dico, una vittoria forse di soluzione all'ultimo. Magari anche un poco prima eravate stati quasi raggiunti dagli avversari. Vittoria in bilico, quindi per voi vi siete preoccupati, insomma avete temuto il peggio. Sì, sì. Essendo la squadra con cui abbiamo giocato abbastanza forte, siamo preoccupati ovviamente quando ci avevano raggiunto, però grazie diciamo alla partita che abbiamo condotto abbiamo vinto e siamo contenti. Senti, esprimete davvero un buon calcio, riuscite comunque a chiudere difensivamente bene, a ripartire grande velocità. Quale pensi sia tra tutti questi elementi insomma la vostra arma più importante? Senza condurre l'attacco, perché in difesa spesso vediamo grazie a una cattiva azione in difesa, però riusciamo sempre a segnare grazie a un Bruno eccezionale che abbiamo. Cioè Bruno davvero un attacco formidabile, gol con la palla diciamo. E senti, allora alla luce di questa vittoria con il campo, c'è qualche dedica in particolare che vuoi fare? Oppure anche insomma un pago che nonostante non riesca a segnare è sempre il nostro. C'è da dire che segnato un gol oggi l'ha fatto, sì, certo. All'ultimo è la porta sbagliata, non l'ha fatto. Senti Canta, vieni qua pure tu. Vai anche il terremoto tanker, questa vittoria l'Atletico ma non troppo, dove può arrivare? Miriamo a Lazio, c'è l'Europa League, vabbè, la vinciamo noi, obiettivi chiari per loro, io dico bocca al lupo alla squadra.